abbiamo preparato il CAM per questo disegno, per cui abbiamo fatto tutta la procedura di produzione del CAM. Una volta che siamo arrivati a definire tutti i percorsi utensile, è importante ricordarsi e controllare la preview della lavorazione CNC. Questo ci dà molte indicazioni, ci fa vedere con un colpo d'occhio dove abbiamo messo lo zero di partenza della lavorazione e ci fa controllare tutti i movimenti che vengono fatti durante la lavorazione, sia nei movimenti di lavoro, quindi quelli che effettivamente esportano materiale, sia durante gli spostamenti della macchina. E da questa vista possiamo controllare molte cose. Per esempio, una cosa importante è che tutti i movimenti avvengano all'interno del pezzo, quindi all'interno dell'area di lavoro, oppure controllando questa visualizzazione, quindi la vista di lato, quindi guardando in sezione, su un asse e sull'altro, possiamo controllare dove abbiamo messo lo zero, in questo caso l'abbiamo messo qui. Il nostro zero del pezzo è su questo angolo qui e quindi possiamo vedere che la Z si alza di 12 mm alla Z della home, alla Z che abbiamo messo nella lavorazione e poi tutti gli spostamenti di lavoro avvengono su questa riga rossa che è a distanza di 5 mm dal pezzo, per cui siamo sicuri. Comunque, la cosa più importante è controllare da dentro Edit, Job Size and Position questi valori che ci dicono dov'è il nostro zero rispetto al piano XY e rispetto al pezzo, se è sopra il pezzo o sotto il pezzo. Per cui noi adesso qua nel file gli abbiamo dato che lo zero lo prenderemo sulla superficie superiore del pezzo, ovvero qui lo vedete anche qua. E in basso a sinistra, ovvero qui. Per cui noi adesso dovremo andare ad azzerare la macchina in questo punto sulla superficie superiore del nostro materiale. Quindi qui, che è questo punto qua. Faremo questa roba qua. Ci spegniamo.